punto 2012. Da 9.500 euro con ESP e clima, GPL al prezzo del benzina. Incastrato dai carabinieri, insospettabile ladro seriale. Centrale dello spaccio a Cutrofiano. Interventi di AQP a Lecce per 73 milioni di euro, lo comunica il sindaco. Alimentazione sicura per sconfiggere il cancro. Bertolacci, dimostrare di essere superiori. Ben ritrovati con TG News 24. Un cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà in quanto ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione nel Basso Salento. I carabinieri lo hanno scoperto e l'area furtiva è stata recuperata. Il servizio. Indagini durate oltre due mesi hanno permesso di risalire al responsabile di una serie di furti in abitazione nel Basso Salento compiuti a partire dal mese di aprile 2011. In totale sono stati scoperti ben 18 episodi avvenuti negli ultimi 10 mesi. I carabinieri della stazione di Specchia hanno denunciato così in stato di libertà per furto in abitazione continuato un 54enne di Miggiano incensurato. Già dagli ultimi mesi dello scorso anno i militari avevano raccolto una serie di informazioni che indicavano in un disoccupato di Miggiano di età compresa tra i 50 e i 60 anni il responsabile. I primi accertamenti hanno permesso di restringere la cerchia ad un ridottissimo numero di soggetti, tra cui anche l'uomo denunciato, pur se il meno sospettabile, vista la totale assenza di precedenti penali e per la sostanziale buona condotta sempre mantenuta. L'uomo però non era affatto sconosciuto ai carabinieri, che in diverse occasioni si erano recati presso la sua abitazione quando i litigi in famiglia assumevano toni particolarmente accesi, mai sfociati però in querele o violenza. Nonostante ciò, i militari hanno continuato a tenerlo sotto controllo. Le indagini presso la sua abitazione e l'osservazione dell'arredamento degli utensili e delle attrezzature presenti hanno ben presto permesso di capire che con estrema probabilità il cinquantenne era proprio l'uomo indicato come il topo d'appartamento. In casa l'uomo deteneva infatti una serie di attrezzi che non soltanto non mancavano mai, ma cambiavano sempre, una situazione alquanto strana di per sé, ma soprattutto per un disoccupato. Per vederci meglio, i carabinieri hanno organizzato una perquisizione nel corso della quale hanno rinvenuto tra i vari oggetti 5 flessibili, 2 biciclette, 2 scale in alluminio, 3 prolunghe con avvolgitore, 2 motoseghe ed altri per un valore di oltre 20.000 euro. Chiesta informazioni all'uomo sulla provenienza di tanto materiale, egli non solo ha candidamente confessato che si trattava di refurtiva proveniente da una serie di furti da lui compiuti, ma anche indicato oggetto per oggetto dove e quando li aveva asportati. Tutti gli utensili e attrezzi sono stati sequestrati e l'uomo denunciato in stato di libertà. Finisce ai domiciliari un giovane trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana e di alcune dosi di cocaina. Lo spaccio avveniva in casa, ma i particolari ce li racconta Paolo Panico. Marijuana e cocaina ben stipate in un vaso di rame nella cucina. Finisce così nei guai un ventenne di Cutrofiano, ritenuto il pusher della zona. Per verificare la fondatezza degli indizi, i militari hanno controllato due giovani del posto, di cui un minorenne, che erano stati poco prima all'interno dell'abitazione sospettata, sorprendendoli in possesso di 2 dosi di marijuana del peso di circa 2,5 grammi ciascuna. I giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti. Acquisito questo ulteriore indizio, è scattata la perquisizione a carico del 21enne. E così i carabinieri hanno bussato alla porta del sospettato. Nella cucina dell'appartamento, all'interno di un vaso in rame, sono state rinvenute 33 dosi di marijuana, confezionate in cellophane per circa 50 grammi ciascuna, ed altri 2 sacchetti trasparenti con circa 100 grammi. I carabinieri hanno trovato anche un involucro di cellophane bianco con 3 grammi di cocaina e 3 pastiglie prive di indicazioni, probabilmente sostanza da taglio. Il ragazzo è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lecce. Cambiamo argomento. Oltre 73 milioni di euro le risorse che AQP investe sulla città di Lecce per la realizzazione di diversi interventi, spese a carico esclusivamente della società. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Paolo Perrone, che ha anche illustrato le tipologie di intervento. L'autorità idrica pugliese, agenzia che si occupa dei finanziamenti dell'acquedotto pugliese e di cui il sindaco Paolo Perrone ne è il presidente, rappresentando così tutti gli altri primi cittadini della regione, ha approvato un piano di interventi per il prossimo triennio 2012-2014 di 452 milioni di euro, dei quali 70 milioni sono destinati alla sola città di Lecce. Interventi di rete idrica, ampliamenti nelle zone non fornite, penso alle marine in modo particolare, sostituzione delle reti vetuste, dove ci sono le perdite, zona stazione per intenderci, e chiusura d'anello per aumentare la pressione in zone come la zona industriale di Lecce. Ampliamento della rete fognante, nera, soprattutto nelle marine, nelle zone, nelle borghi che sono sprovvisti, e nel centro storico in modo particolare
un intervento atteso da decenni, che è quello di superare la commistione spesso diffusa tra fognatura bianca e fognatura nera, che molto spesso porta delle esalazioni non proprio gradevoli, soprattutto nei mesi estivi. Si tratta di interventi importanti e a costo zero per l'amministrazione comunale di Palazzo Carafa. 70 milioni di euro che vengono attinti direttamente dal bilancio dell'acquedotto pugliese. Per l'apertura dei cantieri bisogna aspettare la prossima estate. Ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno la manifestazione organizzata dalla LILT di Lecce, Alimentazione Sicura per sconfiggere il cancro. Paolo Panico. Siamo quello che mangiamo, traiamo beneficio o danno a seconda dei casi da tutto ciò che ingeriamo a tavola. Una questione di alimentazione sana, ma non solo. Spesso l'origine dei prodotti alimentari può giocare un ruolo determinante, soprattutto in termini di malattie, perché la prevenzione primaria, ovvero la lotta alle cause primarie del cancro, non deve limitarsi a dei consigli per una dieta corretta. Bisogna chiamare in causa la sicurezza stessa delle pietanze, ad esempio, il fatto che non siano contaminate, coinvolgendo una riflessione più grande sui temi salute e ambiente. L'occasione giusta per farlo sarà domenica 25 marzo, dove in tutte le piazze del Salento si svolgerà un'iniziativa dal titolo Alimentazione Sicura per sconfiggere il cancro, organizzata dalla LILT in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori di Lecce e patrocinata dalla provincia di Lecce. Nell'occasione la LILT ha presentato, durante la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Adorno, il progetto Nastro Rosa sulla prevenzione del tumore alle mammelle, di cui saranno testimoniali i giovani della squadra di football americano Salento Vi è Dragons. questa necessità molto molto forte per fare in modo che per far conoscere e apprezzare i prodotti tipici dell'agroalimentare italiano, vi è la necessità che di un consumatore educato. Per cui bisogna puntare moltissimo sull'educazione alimentare, che non è semplicemente quello di far conoscere i valori nutritivi o le esigenze degli alimenti dal punto di vista delle proteine, eccetera, necessarie per l'individuo, ma vi è questa necessità di capire quali possono essere capire il messaggio che sono all'interno delle etichette. Un'efficace lotta al cancro oggi non può prescindere da una lotta alle cause, ai fattori di rischio. E non c'è dubbio che il cibo, nel bene e nel male, è la confluenza finale di tutto quello che dunque succede nel nostro ambiente. Quindi aria inquinata, contaminata, avvelenata, acqua uguale, contaminata, terreni contaminati si traducono poi in cibo dunque avvelenato, contaminato. E noi sappiamo oggi che ormai dal 30 al 35%, questo è l'OMS a dirlo, di tutti i tumori dipende da quello che mangiamo. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Edilcostruzioni Quarta. Edilizia di qualità, da sempre. Numero verde 800 91 28 28. Maria Rosaria Ferilli, Io Sud. Trasparenza e merito nella città della cultura con Paolo Perrone, sindaco. Infine lo sport, i giallorossi anticipano ad oggi la partenza per Novara. Blasi e Di Michele saranno nella gara, non convocato Obodo. La novità è il rientro di Grossmüller, Luigi Taurino. Quella di Novara non sarà una partita semplice. Loro vengono da due vittorie che sicuramente hanno dato fiducia, ma noi dobbiamo dimostrare in campo di essere superiori all'avversario. Suona la carica il centrocampista giallorosso Andrea Bertolacci, protagonista nel bene e nel male della partita contro il Palermo. Penso che il punto di forza della squadra piemontese sia il gruppo. Hanno Geda, un calciatore d'esperienza che noi conosciamo bene, e poi c'è Rigoni, un centrocampista che a me piace molto. Domenica, ha concluso, dovremo sfruttare le nostre caratteristiche, senza sbilanciarsi e scolpendo al momento giusto.
giusto. Intanto hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo Manuele Blasi, costretto a fermarsi mercoledì a causa di un indolenzimento muscolare, e Davide Di Michele, che aveva svolto differenziato nel corso delle ultime due sedute. Domenica dovrebbero essere quindi regolarmente in campo. Più complicata è la situazione di Obodo, che ieri è stato a riposo, mentre si sono allenati a parti Ofere e Carrozzieri. La ripresa è fissata per questa mattina al Via del Mare, al termine di diramazione dei convocati e partenza per Novara. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci, a domani.